Benvenuti sul canale di Axis00, siamo qui quest'oggi a vederci un po' di gameplay, un po' l'inizio del gameplay di Blaster Master Zero, gioco che potete trovare sia su Nintendo Switch che su Nintendo 3DS, il prezzo è di 9,99€, acquistabile su eShop. Allora, iniziamolo subito. Io ho praticamente già finito il gioco, ho fatto due slot già con tutto il gioco finito e eccetera, però mi piaceva farvi un po' vedere com'è il gameplay di questo gioco, quindi noi facciamoci un nuovo file, possiamo fare anche una specie di multiplayer, per la verità non è che sia proprio molto multiplayer, però comunque ho abilita la funzione del Rumble se lo state giocando su Switch e andiamoci a vedere un po' in che cosa consta questo gioco. Noi siamo Jason, quel ragazzo che vedete lì in basso a sinistra. Siamo un ingegnere, a tutti gli effetti, in un futuro dove la Terra avrà già superato una fase di era glaciale e tutto quanto. E un giorno troveremo un ranocchio, che è quello che sembra, e lo prenderemo, lo porteremo in laboratorio per esaminarlo. Tratteremo benissimo, ci diventeremo amici. Però un giorno il nostro Fred, perché lo chiameremo Fred, scapperà. Noi proveremo a inseguirlo, lo troveremo e vedremo che Fred praticamente entrerà in una specie di spazio, in un varco spazio-temporale. E lo seguiremo. Seguendolo vedremo trasportati in questo posto, in questo luogo qui. E quindi praticamente lui ci dice adesso, Jason ci fa... è questo, una delle aree sotterranee, delle foreste, delle aree sotterranee che erano state fatte durante l'ultima era glaciale. E praticamente qui lui ci dice la storia adesso e tutto il resto. Non ve la faccio tanto lunga perché tanto mi piaceva farvi vedere il gioco più che altro, più che la trama. Noi siamo Jason e siamo dentro a Sofia 3, che è questa specie di veicolo di combattimento. Come vedete possiamo sparare, il fuoco è indirizzabile in queste tre direzioni praticamente. Ah, praticamente, questi sono nemici. Il gioco è il seguito del vecchio Blaster Master che c'era su NES. Quella che ho appena preso è un piccolo pezzettino che ricarica l'energia, un piccolo power up che ricarica l'energia di poco, ma comunque la ricarica, l'importante è questo. E questo, come vi ho detto, è proprio l'inizio del gioco. Allora, calcolando che io l'ho già finito e tutto, personalmente se avete voglia di comprarlo ve lo posso consigliare, però non aspettatevi grosse difficoltà. Non ho provato la versione su 3DS, io qui sono su quella su Switch, e devo dire che una cosa prima di tutto, che l'effetto diciamo dell'HD, del Rumble, non credo sia HD questo, ma l'effetto del Rumble in generale è veramente ben fatto, è una cosa che ho particolarmente apprezzato. Ale Sali, perfetto, benissimo. E che mi ha stupito fin dall'inizio, proprio fin dalla anche dalle fasi iniziali proprio della presentazione, perché quando vedete che la macchina si mette in moto, il Rumble, diciamo, i Joy-Con vibrano, è veramente fantastica come cosa. Comunque noi al momento stiamo seguendo il segnale di Fred per ritrovarlo e vedremo un attimo se in questa foresta riusciremo a trovare Fred. Qui c'è un'altra delle particolarità di Blaster Master Zero, cioè che possiamo uscire dal veicolo e ci saranno dei pezzi di gioco che praticamente verranno fatti completamente fuori dal veicolo. Questo è uno di quelli. E ovviamente abbiamo una vita, c'è da stare attenti ai salti che faremo, perché quando siamo in versione umana siamo molto vulnerabili. Qui invece c'è addirittura l'altra parte. E ora io ho perso anche un piccolo quadrettino di energia, ma sono dettagli. Ed è questa, cioè la visuale è quella che è una specie di 2D a scorrimento, la chiamerei una cosa del genere, ed è veramente veramente carina perché dà l'idea proprio di immersione nel gioco. Praticamente a me è sempre piaciuta molto sin dai tempi del primo Blaster Master, quindi se vi piace l'idea, mi raccomando, come gioco non ve lo lasciate scappare. A map of the forest area. Ok, perfetto. Abbiamo la mappa della foresta, della zona, appunto, di questa zona, che è appunto la foresta. Perciò noi possiamo uscire di qui. Ci saranno pareti che potremo far saltare, tipo, adesso ve lo farò vedere. In questo modo, con assi diciamo usano le bombe. In questo caso avremo altre cose che potremo usare andando avanti, sia armi, che sono quelle a sinistra, che diciamo potenziamenti e robe varie che potremo usare. Sono diverse, adesso abbiamo sbloccato una nuova arma che non si ferma nei muri. Come avete visto prima, il mio laser non poteva attraversare i muri, e beh, questo lo può fare.
quando siamo però fuori da quelle zone dove vediamo il nostro Jason per intero, cioè in queste zone qui, avremo semplicemente un raggio generico senza possibilità di tirare bombe o altro. E mentre quando siamo dentro Sofia potremo anche qui avere i propri spari e le proprie bombe o quant'altro. Tipo questo è il laser che avete visto prima e questo è il potenziamento attuale, che sono 3 missili. Come vedete oltrepassano anche le pareti che noi non possiamo oltrepassare con Sofia. Faccio vedere un po' di gioco. Comunque continuiamo andando avanti, entriamo in queste caverne. Il gioco, alla fine la trama consta nel ritrovare il nostro Fred. Almeno inizialmente la trama è quella e lo sarà per una buona parte di gioco. Dopodiché tutto volgerà verso un'altra cosa che non vi dirò perché non vi voglio spoilerare un bel niente. Le armi sono tante, sono veramente tante. Noi andremo in giro in queste caverne per cercare appunto di trovare power up e potenziare sia noi che Sofia, ovviamente, il nostro mezzo da combattimento, il nostro veicolo da combattimento. Come avete visto, io adesso sono stato colpito da una di quelle cose. Qui dentro non c'è assolutamente niente, tra l'altro, in questa caverna. E mi ha tolto il potenziamento per le armi che avevamo. Sì, perché ogni volta che veniamo colpiti, praticamente il sensore, quella specie di linea che adesso è celestina, cala di 1 e che tra l'altro si riempie prendendo quei power up viola che si trovano in giro per il mondo. Ora, questo sistema io l'ho apprezzato particolarmente, il sistema delle armi. Questo invece serve per riprendere praticamente il potere del power up. Infatti questi missili vanno con appunto la barra blu. La barra blu si riempie prendendo i power up blu, o come li vogliamo chiamare, non saprei come altro chiamarli se non power up, francamente. E collezionabili blu, cioè questi, non saprei in altro modo. Comunque dicevo che le armi sono molto carine, sono fatte bene e francamente sono anche molto varie, sono parecchio varie per la verità. L'unica cosa che mi sento di dirvi è che stona un po' con il resto del gioco, che non ho apprezzato molto, è che l'ultima arma, l'arma definitiva, quella che alla fine si trova abbastanza facilmente con il nostro Jason, quando siamo nei panni del nostro Jason, è un'arma che è troppo potente per il gioco e francamente lo rompe un po'. Rompe un po' il gioco, cioè quando voi con Jason avete quell'arma, diciamo che potete andare tranquillamente in giro senza che nessuno vi faccia niente, perché è troppo potente. Non mi voglio spoilerare troppo, ma è veramente troppo potente. Quella è una cosa che io direi che secondo me andrebbe rivista. So se lo faranno oppure no, però preferirei che la rivedessero in qualche modo. Qui adesso perderemo un po' di vita, invece no. Grandi, grandi, ok. Prendiamo anche un po' di queste cosette e andiamo avanti. Vediamo un po' dove andremo a finire andando qua a destra. Detto questo, il gioco è abbastanza lunghetto alla fine per quello che costa. Sono 9,90€ e il gioco si fa in una decina d'ore, penso, più o meno. Mi sembra di averci messo una decina d'ore a completarlo tutto, prendendo tutto, esaminando tutto, eccetera. È in stile Metroidvania, quindi come avete visto si va in giro, si fanno i settori, poi si cambia settore, si prendono nuovi power up, eccetera, e si va avanti in questa maniera. Ovviamente la trama prosegue con noi. Maledizione, mi sono perso lo sparo lungo. Questo potrebbe essere un problema. Come vedete non sto facendo un video propriamente serio, perché come vi ho detto questo è il primo gameplay. Quelli invece, questa cosa che abbiamo raccolto ora serve per riportare al massimo, o perlomeno mettere molte più bombe, armi secondarie, facciamo così, una specie di ricarica per le armi secondarie, chiamiamolo in questo modo, anche perché non saprei altrimenti come altro chiamarlo. E ci sono grandi e piccole. Io ne ho prese adesso una cassa grande che praticamente riempie il nostro contenitore di armi secondarie, diciamo in questo modo. Altra cosa che non ho proprio gradito moltissimo è la difficoltà del gioco, perché la difficoltà varia per tutto il gioco in maniera veramente poco altalenante. Però quando si arriva alla fine c'è il dramma, cioè alla fine, a parte il fatto che bisogna cambiare lo stile di gioco che si è avuto fino alle prime 5-6 ore di gioco, poi le ultime 2-3 bisogna cambiare completamente lo stile di gioco, perché altrimenti non si va avanti. Intanto vi faccio vedere altre armi, tipo il mitra, la mitraglia. Come vedete è molto carino, perché se si continua a sparare la rosa va un po' per i fatti suoi, mentre all'inizio è molto più
diciamo, perfetta, molto più precisa. Poi abbiamo il fucilozzo a pompa, come vedete, sempre molto efficace nei casi ravvicinati. Se usato in maniera ravvicinata, veramente molto, molto potente. Quella è una cassa delle armi secondarie piccola. Intanto stiamo andando a vedere anche le armi veramente molto forti. Come vedete, queste parti di armi si prendono fin da subito. E il fatto di prenderle fin da subito, secondo me, è un errore. Non doveva essere permessa una cosa del genere, perché si va a semplificare tutto in maniera tremenda. Io l'arma finale non ve la farò vedere, perché non voglio spoilerarvi troppo. Anche se alla fine, come vedete, si può prendere veramente dopo pochissimo dall'inizio del gioco. Però è quell'arma che ti rompe tutto, cioè rompe veramente il gioco, con la quale, una volta che sia quella, le altre armi non si guardano neanche più, cioè non le userete mai più una volta che avrete quell'arma lì, perché diventano completamente inutili. E secondo me è un vero peccato. Potevano programmarlo meglio, magari aggiustare un po' la difficoltà del gioco, magari mettere una difficoltà aggiuntiva una volta finito il gioco, cosa che non c'è. Io lo sto giocando malissimo, però comunque, anche perché sto parlando. Però fidatevi, è veramente molto molto semplice il gioco. Dicevo, potevano mettere una difficoltà aggiuntiva, sarebbe sicuramente stata una cosa molto apprezzata. C'è una parte extra di gioco una volta che si finisce, però sinceramente non è che sia un granché, cioè non ha molto senso di esistere, francamente. Comunque, siamo arrivati al primo boss, ve lo faccio vedere, almeno vi faccio vedere anche le boss fight. Sì, ci saranno le boss fight nel gioco, saranno moltissime le boss fight nel gioco. Tra l'altro, questa Mother Brain, che presumo citazione grandissima a Metroid. E ora, vediamo un po' di cambiare arma, perché forse ci converrebbe usare questa. Tipo adesso, se io avevo l'arma quella più potente del gioco, questa parte manco me ne accorgevo, ve lo posso garantire, manco ce ne saremmo accorti di questa parte. E a questo punto mi piacerebbe anche mostrarvelo, perché secondo me merita proprio una attenta considerazione quella cosa lì, il fatto delle armi di questo gioco, perché è molto brutta una cosa del genere. Ok, sono morto in questo momento. Vediamo un attimo se riesco a farvi vedere quell'arma che dicevo. Ok, benissimo. Ve la mostrerò, tanto come vedete si può prendere fin dall'inizio. Dicevo spoiler, ma alla fine si può prendere fin dall'inizio. E adesso vi farò vedere la difficoltà in questo modo, con quest'arma, che è completamente un'altra cosa. Sembra di giocare a un altro gioco, anche perché quest'arma, che starò per usare, non ha limiti, cioè non... praticamente non ha non si ferma davanti a niente. Guardate quanta energia gli togliamo. Guardate il fatto che praticamente lui non riesce neanche a tirare fuori i vari suoi minions. Non riesce a fare niente, cioè non ha fatto ancora niente. È lì fermo, tranquillo, rilassato, ed è già finito la boss fight. Rendetevi conto di cos'è quest'arma. Si può prendere, come avete visto, fin dall'inizio. È molto semplice anche averla fin dall'inizio. È questo di cui vi parlavo, è questo che mi ha fatto storcere molto il naso. Questo è il primo power up che prendiamo. Aumenta, questo è un potenziamento per l'arma principale di Sofia praticamente. E si possono, come diceva, distruggere dei nemici che prima non si sarebbe potuto distruggere. Detto questo, io direi non voglio spoilerare altro. Quindi per ora, a parte questa, che è una cosa che ho apprezzato, che ti rimanda subito fuori dal dungeon una volta completati, almeno quelli principali dove ci sono i boss, lui ti rimanda via diretto, ed è una cosa veramente veramente molto apprezzabile. Detto questo, comunque non c'è altro da dire, direi, di questo Blaster Master Zero, se non che personalmente ve lo consiglio se riuscite a scendere a patti del fatto di magari evitare di usare sempre l'arma principale, che è una cosa che non ha senso da dire, perché se c'è nel gioco andrebbe usata. Se il gioco ti permette di usarla, andrebbe usata. Però veramente quella distrugge ogni senso del gioco, almeno quando siamo nella modalità di Jason, cioè quando dobbiamo andare in giro per i vari dungeon a prendere power up sia per noi che per Sofia. Detto questo, ripeto che il gioco lo potete trovare su eShop sia per Nintendo 3DS che per Nintendo Switch al costo di 9,99€. Vi ricordo, se vi va, di seguirmi su Miiverse, Telegram e Instagram. Se vi è piaciuto il video, di lasciare un like e di condividere questo video sui vostri social. Scusate, mi sono intrecciato con la lingua, ma ogni tanto capita. E sempre, se vi va, di iscrivervi ai miei canali Facebook e Twitter e aggiungermi agli amici di Steam, Switch e PlayStation Network. Fate un po' voi, trovate tutti gli ID di cui avete bisogno in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale. Un saluto ancora da Axios00 e alla prossima!